Porto Empedocle, in via Roma, innanzi al municipio, si è svolta una manifestazione elettorale per il no al referendum costituzionale del prossimo 4 dicembre, organizzata da amministratori, consiglieri, attivisti dell'area del no, vicini alle posizioni di Filippo Caci e a cui hanno partecipato numerosi esponenti di Forza Italia Agrigentina. Siamo qui a Porto Empedocle per sostenere le ragioni del no al referendum. Nei prossimi giorni saremo negli altri comuni della provincia. È una riforma pericolosa che assegna molto potere al Presidente del Consiglio. Non è una riforma che comporta dei risparmi, perché il Senato non è abolito, ma è ricreato sotto altra forma. Invitiamo i cittadini elettori a votare no. È bene che i cittadini comprendano che si tratta di una riforma inadeguata e lacunosa. Non siamo dei conservatori e per questo riteniamo che una riforma debba essere attuata, ma sicuramente non una riforma peggiorativa. La Costituzione è il DNA sociale, culturale e istituzionale del nostro Paese. Non possiamo permetterci di violare i principi e i valori dettati dai nostri padri costituenti. Una bellissima manifestazione oggi a Porto Empedocle che conferma ancora con più forza e decisione la posizione di Forza Italia, che ha un no secco verso questa proposta di referendum fatta dal governo nazionale, un no nel merito a differenza di quello che hanno detto fino ad oggi altri partiti che sono all'interno di questa situazione per il no, e in cui noi contestiamo soprattutto alcune situazioni che non rappresentano la pura realtà, per cui non ci sarà l'abrogazione del Senato, non ci sarà la risoluzione del conflitto di competenza fra Stato e Regioni e soprattutto le Regioni e tutte le istituzioni periferiche verranno svuotate di potere e personalità. Per cui il no di Forza Italia è un no secco, è un no convinto e un no nel merito, che si differenzia rispetto al no dei 5 Stelle che è no al governo Renzi. I giovani di Forza Italia da mesi che sono impegnati attivamente e concretamente sul territorio per promuovere le ragioni del no. No perché siamo contro questa riforma superficiale, confusa, approssimativa. No perché rappresenta un vero schiaffo alla nostra sovranità popolare. No perché che ben venga il cambiamento, ma il cambiamento deve essere sicuramente meglio, e no contro le fandonie e le bugie che sono promosse da Renzi e dalla sinistra per sostenere le ragioni del sì. Proprio per questo abbiamo comunque organizzato tanti eventi e tanti gazebi informativi. Siamo scesi in piazza per esprimere le motivazioni del no. Abbiamo visto che tanti cittadini sono spreparati e quindi diciamo noi abbiamo fatto un volantino per esprimere le motivazioni, anche perché riteniamo che le motivazioni, i cambiamenti devono avvenire dal basso e non dall'alto, quindi diciamo per esprimere anche la motivazione popolare.